Viviamo un momento complicato, la pandemia ce l'ha mostrato in maniera evidente, ma questo momento è determinato dal fatto che siamo in una grande transizione storica che avrebbe comunque avuto un suo spazio e un suo significato al di là del problema dello svilupparsi del virus e della sfida che questo poneva. Abbiamo pensato così di unire un po' i due aspetti, prendere lo spunto da questa consapevolezza diffusa che c'è un cambiamento, per riflettere sui grandi temi di questo cambiamento, che è comunque un cambiamento col quale noi dobbiamo fare i conti. Un cambiamento che parte emblematicamente dalla crisi del dibattito intellettuale, che sfocia nel problema del cambiamento a cui è sottoposto il sistema costituzionale che è la democrazia in cui noi viviamo, quella che era fondata sul governo attraverso la discussione, per arrivare a confrontarsi con la nuova dimensione delle relazioni internazionali, che è qualcosa di più del cosiddetto tripolarismo. È un mondo complicato in cui si spostano i pesi e le capacità di influenza. Il tutto in un contesto in cui la grande rivoluzione moderna, quella dell'individualismo, perde un po' il suo significato di liberazione della creatività dell'individuo per finire, vorrei dire, nella quasi alienazione dell'individualismo di singolarità, quello per cui ciascuno suppone di essere un'eccezione rispetto agli altri. E così muta il mondo dell'economia, che non è più dominata da quello spirito del capitalismo che Weber vedeva legato all'etica protestante. Cambia il mondo del lavoro, che non è più quello legato alla produzione all'interno di luoghi speciali, ma che con il cosiddetto smart work torna ad una dimensione chiusa nell'ambito delle mura domestiche, per finire a confrontarsi col problema del significato della scelta religiosa in questo momento in cui, nonostante la pandemia, facciamo fatica a misurarci con quello che Karl Barth avrebbe chiamato il totalmente altro. Nessuna ambizione di fornire giudizi definitivi, ma solo la speranza di aver dato qualche spunto di riflessione.